si dà lettura della motivazione con cui è stata tributata la medaglia d'oro al valor militare al carabiniere Domenico Bondi, a cui è intitolato il 143° corso formativo. Tradizione che in concomitanza del giuramento degli allievi si celebri la giornata in onore delle medaglie d'oro al valor militare. Allievi carabinieri del 143° corso, intitolato al carabiniere medaglia d'oro al valor militare alla memoria Domenico Bondi. Il gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia, costituito in Roma il 12 aprile 1923, associa e rappresenta tutte le persone, le unità delle forze armate e le città che dal 1833 hanno d'istituzione di questa decorazione, la cui attuazione si era andata affievolendo nel corso degli anni, è stata rinnovata dai vertici della difesa con una nuova direttiva dello scorso gennaio. È quindi in questo contesto di voluta trasversalità che, pur nell'impossibilità di intervenire personalmente all'odierna cerimonia tramite un loro rappresentante, i decorati sono comunque idealmente al vostro fianco nel momento in cui vi accingete con il solenne giuramento di fedeltà alla Repubblica a perfezionare il vostro stato di militari. Dalla partecipazione al concorso di ammissione ad oggi. Scelto di dedicare la vostra vita all'arma, dimostrando così un profondo spirito di servizio nei confronti dei cittadini e una totale adesione agli ideali su cui si basa la nostra Costituzione. Presso le altre forze armate siete stati qui preparati nella conoscenza e nell'applicazione delle leggi e delle tecniche di polizia da istruttori altamente qualificati, che hanno la fiducia che si genera tra coloro che condividono un ideale, un codice etico, un senso di appartenenza, indispensabile per sorreggerci nel difficile percorso che abbiamo intrapreso, percorso che può a volte essere sfiancante, sconfortante e proiettarci in situazioni che ci prospettano ostacoli apparentemente insuperabili. Onore di essere qui presenti. Sarete i guardiani della sicurezza e della giustizia delle vostre comunità, in un doppio legame di fiducia e rispetto reciproco, dove i carabinieri sono visti come protettori e al tempo stesso come parte integrante del loro tessuto sociale. Il ruolo che ricoprono, se la fiducia che da sempre ripongono nella nostra istituzione per la difesa dei loro diritti sia ancora ben custodita all'interno delle vostre uniformi, se possono continuare a contare sul vostro aiuto e sconforto in quei momenti di difficoltà e smarrimento che talvolta si incontrano nella vita a causa delle ingiustizie o della cattiva sorte. Non dovranno mai sentirsi soli e abbandonati. Sono certo che dimostrerete di essere all'altezza delle mie aspettative e soprattutto delle aspettative delle vostre comunità. È stato un privilegio per noi tutti, istruttori e personale permanente della scuola, sentire la responsabilità della vostra formazione. In qualità di comandante, fiero di avervi conosciuto, vi auguro ogni bene. Viva il 143° corso, viva l'Arma dei Carabinieri, viva l'Italia. Congratulazioni e buona fortuna. Avrà ora luogo la cerimonia di conferimento degli alamari agli allievi carabinieri frequentatori del 143° corso formativo. La parola alamaro trae la sua origine dall'arabo alamar, che significa cordicella. Il loro impiego andò estendendosi dal petto alle altre parti dell'abito in vari disegni e volute, la cui complessità, unita al numero degli alamari, era spesso indicazione del rango della persona che se ne adornava. Così, sia per seguire il costume, sia per la 1822, dal reggente del Regno di Sardegna, Carlo Felice. In un segno altamente simbolico, comandante della Legione Allievi Carabinieri, generale di brigata Marco Lorenzoni. Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Cagliari, generale di brigata Luca Corbellotti. Congiunto del decorato Medaglia d'Oro al Valor Militare, signor Antonio Zuddas. Congiunto del decorato Medaglia d'Oro al Valor Militare, signora Simonetta Viras.
scusate. Primo classificato, allievo carabiniere Alessandro Maria Curci. Secondo classificato, allievo carabiniere Luciano Emanuele Rizzo. Terzo classificato, allievo carabiniere Matteo Caneva. Quinto classificato, allievo carabiniere Alessandra De Angelis. Settimo classificato, allievo carabiniere Vincenzo Tufano. Esempio per coloro che ti seguiranno. Mantieni vivi ed incrollabili gli ideali di rettitudine ed onestà che essi rappresentano, perseguendo con fermezza, umanità ed alta professionalità gli impegni assunti con il giuramento di fedeltà alla patria. Buona fortuna quindi, e ricordati che con la perseveranza e ferrea determinazione nessun ostacolo è insormontabile. Thank you.
la bandiera. Signore? Senti! Onori, la bandiera dell'istituto della scuola allievi carabinieri di Iglesia. Il carabiniere allievo primo classificato Alessandro Maria Curci. Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi, e di rendere con disciplina e onore tutti i doveri dello Stato, e la difesa della patria e della salvaguardia dei diritti inviolabili. Grazie comandante, di riposo. Buongiorno a tutti e prima ancora delle parole del mio intervento voglio esprimervi anche fuori dal rituale la mia particolare felicità di essere qui oggi con voi. Con naturalmente gli allievi, con i loro familiari, con le autorità, con gli ospiti. E vi spiego subito il motivo, in quanto ci sono anzi due ragioni per le quali sono particolarmente felice di condividere con voi, di aver condiviso e di condividere questi ultimi minuti di questa importante cerimonia. Primo perché torno dopo tanti anni nella splendida terra di Sardegna,
in cui ho prestato servizio per ben 4 anni, rimanendo per sempre legato al suo territorio e alle sue popolazioni. E l'altro motivo è naturalmente legato al tipo di cerimonia. Non è la prima che sto facendo da quando ho assunto il comando delle scuole nel gennaio scorso, ma per me è sempre un rinnovamento continuo personale, ormai da carabiniere anziano. I vostri volti, i vostri familiari, la gioia che traspare, per me è motivo per cercare di fare sempre meglio il mio lavoro, cercare di migliorarmi, di cercare di aiutare i miei collaboratori a migliorarsi e di fare sempre meglio il nostro servizio. Detto questo, rivolgo un cordiale saluto alle autorità, agli ospiti, così come sono già stati ricordati dal comandante della scuola, il sindaco della città che ci ospita, Mauro Sai, Sua Eminenza il Cardinale Arrigo Miglio, il procuratore della Repubblica, il procuratore capo della Repubblica di Cagliari, Rodolfo Maria Sabelli, i familiari delle medaglie d'oro, Frau Piras e Zuddas, che si sono uniti in questa giornata a noi. È importante la loro presenza perché è una testimonianza di vicinanza delle istituzioni, delle altre istituzioni, della vicinanza del popolo sardo all'Arma dei Carabinieri, cui esiste un legame plurisecolare, molto più forte probabilmente di quello che esiste in altre parti d'Italia. E poi vorrei dare il benvenuto ai familiari, li ho già citato, e in particolare ai genitori. L'ha già spiegato bene il comandante della scuola, il significato di essere genitore di un carabiniere. Di essere qui con noi insieme a tutti gli altri familiari per un giorno speciale. È un giorno speciale e l'ho visto dai vostri volti, dall'attesa mentre facevate la fila per entrare, dal momento gioioso in cui avete vissuto la posizione degli alamari insieme ai vostri cari. Anche magari con grande entusiasmo, leggermente oltre quello che si è abituato ad avere in una cerimonia militare. Però oggi non è semplicemente una festa, non è il raggiungimento di un risultato, aver superato un corso, aver conquistato un ruolo, quello di carabiniere. Oggi sono stati compiuti i 2 atti fondamentali della vita di un carabiniere. Sono 2 volti del giorno più importante della vostra vita professionale. Nessun altro giorno in tutta la vostra futura carriera, che vi auguro possa essere lunga e piena di soddisfazioni, non potrà eguagliare questo momento. Perché oggi, con l'atto del giuramento e l'aver indossato per la prima volta gli alamari, si segna un cambiamento di vita che non avrà eguali. In particolare, col giuramento, le parole le avete pronunciate con orgoglio, l'ho visto dai vostri volti, e con convinzione. E in particolare, nella forma del giuramento, sono solito soffermarmi su 2 parole, disciplina e onore. Partiamo da quest'ultima, onore. Cosa significa? Onore non è portare i segni dell'autorità sui propri vestiti, non è questo. Onore per un carabiniere vuol dire essere disposti a sacrificare qualcosa di importante per ciascuno di noi in nome di un bene superiore, il bene collettivo, il bene della sicurezza della nostra collettività e il bene individuale del nostro prossimo. Noi dobbiamo essere pronti a sacrificarci sino al sacrificio appunto della nostra vita.
Questo è l'insegnamento dei nostri caduti, l'abbiamo ricordati proprio prima, e mi associo, oltre a chi ho citato, associo tutti gli altri nostri caduti, e va sempre un pensiero deferente e riconoscente a loro e ai loro familiari. Questo vuol dire onore per un carabiniere. L'altra parola è disciplina. Disciplina, si pensa, possa essere il rispetto dei regolamenti, delle norme. Non è solo questo. La famiglia, adesso la comunità dove saranno destinati. Sono un'altra cosa. Casa e comunità dove voi dovrete impegnare dando tutto voi stessi, provando amore per il territorio a cui sarete destinati e per la popolazione che vi abita. Dovrete impegnarvi al massimo fin dalle piccole cose, perché solo impegnandosi nelle piccole cose, nei piccoli sacrifici quotidiani che avete imparato anche qui, alla scuola, a iniziare a fare, da rispettare gli orari, da avere un certo tipo di ordine, da non poter fare quello che magari desiderate fare, ma dovete seguire l'ordine delle operazioni di caserma e così via. Adesso dovrete fare tante altre piccole rinunce, tanto altri piccoli sforzi per essere sempre pronti a rispondere alle esigenze del cittadino, alle esigenze della comunità. Dovrete, in altri termini, seguire l'esempio del carabiniere Domenico Bondi, a cui è intitolato il vostro corso. Un giovane carabiniere come voi, che nel momento più importante e più drammatico della sua vita, certo magari non pensava di trovarsi in pieno conflitto mondiale, in una guerra civile, in una lotta contro il male senza pari, ma nel momento in cui ha dovuto prendere una decisione, ha fatto la cosa giusta. Ma non ci è arrivato per caso, perché tutti i giorni ha fatto e si è impegnato, ha fatto il proprio servizio e si è impegnato fin dalle piccole cose. Quando è arrivato il momento, lui sapeva quello che doveva fare. Quindi, augurandovi di essere sempre pronti in tutte le sfide che dovrete affrontare, vi auguro di operare sempre con determinazione e coraggio, proprio del carabiniere Domenico Bondi, e di vivere questa vita, questa nuova vita che vi siete scelti, con pienezza, perché è la vita più bella che potevate scegliere, ed è più bella perché è una vita al servizio degli altri. È l'unico modo per vivere degnamente la propria vita, vivere per gli altri. Quindi benvenuti a pieno titolo nell'ARM, noi carabinieri più anziani vi accogliamo nelle nostre file, pronti naturalmente ad aiutarvi, a sostenervi e a spronarvi. Questo sempre per un'Italia migliore e anche per un mondo migliore. E vi auguro quindi sicuramente bene. Quindi vi lascio con questo augurio di buona fortuna e di un grande futuro. Grazie, viva la scuola allievi carabinieri di Iglesias, viva l'arma dei carabinieri, viva l'Italia. Il carabiniere allievo Pasquale Malafronte reciterà la preghiera del carabiniere.
Preghiera del carabiniere. Taglione! Senti! Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi, Carabinieri d'Italia, a te leviamo reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore. Tu che le nostre legioni invocano confortatrice e protettrice, con il titolo di Virgo Fidelis. Tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la patria nostra. Tu accompagna la nostra vigilanza, tu consigli il nostro dire, tu anima la nostra azione, tu sostenta il nostro sacrificio, rinfiamma la devozione nostra. E da un capo all'altro d'Italia, suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare, con la fedeltà fino alla morte, l'amore a Dio e ai fratelli italiani. Amen.
con la resa degli onori da parte di una compagnia di carabinieri allievi. Lascia il luogo della cerimonia. Onori alla bandiera d'istituto della scuola allievi carabinieri di Iglesia. Il gonfalone della città di Iglesias lascia il luogo della cerimonia.